l'astronauta Scott Kelly contro un terrapianista. Preparatevi. Sì, molte volte durante le passeggiate spaziali fuori dalla stazione internazionale si sono viste salire bollicine. È in grado di spiegarci come fanno ad esserci delle bollicine nello spazio? Ah, può essere più specifico? Sì, molte volte ho visto nei filmati della NASA delle bollicine uscire dai caschi o dalle tute spaziali. Come spiega le bollicine nello spazio? Certo, non sono esattamente certo di cosa mi sta chiedendo questa sera. Alcune volte c'è dell'acqua là fuori e si forma sia dal sudore che dal sistema di raffreddamento. Sapete, alcune volte durante le passeggiate spaziali si ha dell'acqua nel casco, non che si debba negare, ma ci sono delle piccole gollicine d'acqua, probabilmente il sudore. Spesso all'esterno della stazione si liberano piccoli pezzettini di... Sapete, è un ambiente molto severo lassù fuori dalla stazione che si scalda molto, ma si sta bene. Ma qualche volta si vedono queste piccole particelle di vernice o d'altro che si disgregano e volano via dalle tute. E questo generalmente è quello che succede. Non ho mai visto alcun tipo di bollicine d'aria o d'acqua. Significa che avete filmato sott'acqua e non eravate veramente là? Invito tutti su Google a cercare bollicine nello spazio e vedrete le bollicine nello spazio. Grazie mille. Grazie. Qualche volta non l'ho visto quando simulava di essere sulla ISS. Pertanto guardiamolo a voler far credere ancora una volta per il bene del passato. Possiamo? La NASA ha pubblicato questo video l'8 ottobre 2015. L'intervista menziona la Luna rossa, fatto accaduto qualche giorno prima. È logico supporre che si riferivano al periodo della Luna rossa del 28 settembre 2015, visto che è stata la più recente nel passato prima di quella data. 27-28 settembre, eclisse lunare totale. Negli Stati Uniti d'America, in Canada e nell'America del Sud, questa rara eclisse lunare totale di superluna inizierà la sera del 27 settembre 2015. In Europa, Asia Sud-Est, Africa, Antartide e sul Pacifico, l'Atlantico e l'Oceano Indiano inizierà dopo mezzanotte il 28 settembre 2015. Comandante, alcuni giorni fa abbiamo visto una luna bellissima dalla Terra, una bellissima luna rossa. Lei era più vicino, 400 km più vicino. L'ha vista? Com'è stata l'esperienza di vedere la luna rossa da lassù? In quel giorno particolare dell'eclissi di luna, sfortunatamente, quando è successa, riferendoci al nostro cielo e dove si trovavano i nostri finestrini, non abbiamo potuto vederla veramente dalla stazione spaziale. Inoltre, eravamo nel mezzo della notte. Questi sono i due motivi per cui non l'abbiamo vista. Ma in generale, sapete, la Luna e la Terra, le stelle sono molto belle da vedere da qui. Sapete, è qualcosa che si gusta quando si guarda di certo. In quel giorno particolare dell'eclissi di Luna, sfortunatamente quando è successa, riferendoci al nostro cielo e dove si trovavano i nostri finestrini, non abbiamo potuto vederla veramente dalla stazione spaziale. Inoltre eravamo nel mezzo della notte. Questi sono i due motivi per cui non l'abbiamo vista. Scott Kelly. Quanto viaggia veloce la stazione spaziale? La Stazione Internazionale Spaziale viaggia attorno alla Terra ad una velocità di circa 27.600 km orari, circa 8 km al secondo. Questo significa che la Stazione Spaziale orbita la Terra e vedono sorgere il Sole una volta ogni 92 minuti. Si possono vedere le posizioni e la velocità da alcuni link, oltre a video in tempo reale, dalle macchine fotografiche collegate all'esterno della stazione. Adesso vi farò vedere fianco a fianco l'eclisse della Luna rossa ed i tracciamenti della ISS in relazione uno all'altra del 28 settembre 2015.
A sinistra le località sul globo dove si può vedere la Luna rossa a tempo permettendo ed a destra le posizioni della stazione spaziale confrontate esattamente col tempo dell'eclisse. Non potevamo veramente vederla dalla stazione spaziale. Inoltre eravamo nel mezzo della notte, così. Gente, di sicuro dovrebbe essere stato bello avere alcune riprese carine dallo spazio di quella luna rossa. Forse la prossima volta.